Invece questa mattina volevo fare insieme a voi una lettura presa tratta dal libro delle Invalsi. Quindi chi ce l'ha a portata di mano può prendere il libro, così almeno ce l'ha davanti, a pagina 31. Invece gli altri lo leggeranno direttamente. Io condivido il testo e quindi leggeremo insieme direttamente dal testo. Allora, comincia a leggere Elisabetta. Come si diventa uomini? C'era un principe del deserto che aveva un figlio di nome Mahmud, intelligente, bello, ma molto pigro. La cosa che gli piaceva di più era stendersi sul tappeto sotto una palma a guardare le nuvole o l'ombra dei rami, mentre i servitori gli portavano il cibo e lo imboccavano. Lucilla, Perfino alza. Lucilla. Perfino alzare un dito era troppo faticoso per lui e sarebbe morto di sete piuttosto che sollevare una brocca piena d'acqua. La visione fu così dolce che le palme illuminate dalla luna parvero al giovane tutto d'oro, quindi Mahmud capì che il suo viaggio era finito. Poi si guardò le mani, il palmo era, e le dita erano più bianchi e Non morbidi. erano più bianchi. Non erano più bianchi e morbidi come un tempo, ma coperti di calli. Il pigro Mahmud era diventato un uomo. Ok, allora devo dire che tutti siete migliorati tanto nella lettura. Proviamo a rispondere alle domande. Allora, vi chiederei di chi ha il libro di rispondere sul libro. Chi non ha il libro, magari anche sul quaderno, oppure se proprio non c'è il quaderno, su un foglio, di scrivere almeno, così fate un po' di esercizio in diretta di scrittura. Non state a scrivere la domanda, ma scrivete solo la risposta. Ok? Per tutti? Allora, chiederei. Perché i servitori del principe portavano il cibo a Mahmud e lo imboccavano? Qua ci dice anche a che riga si trova, la riga 4 e 5, però proviamo a vedere se ce lo ricordiamo senza dover andare a scorrere ancora il libro. Perché Mahmud era molto debole e non riusciva a mangiare da solo, perché Mahmud era talmente pigro che non aveva voglia di fare niente, perché co così voleva il principe padre di Mahmud, perché Mahmud sentiva dolore anche alzando un solo dito. Per me, perché Mahmud era talmente pigro che non aveva voglia di fare niente. Esatto, quindi chi ha il libro mette la crocetta su quella giusta, chi invece ha il quaderno scriva semplicemente a uno, Mahmud era talmente pigro che non aveva voglia di fare niente. Ok, vado a quella sotto. E chiedo a Emma. Emma, tu hai il libro o hai il quaderno? Ok, perfetto. Allora vai, leggi la A2. Perché ad un certo punto il principe provò un po' di vergogna? Perché un povero mendicante bussò alla porta? B, perché Mahmud si burlò del povero mendicante? C, perché suo figlio Mahmud non aprì la porta al povero mendicante? D, perché Mahmud si mise a dormire anche davanti al povero mendicante? La risposta giusta per me è la D. Eh sì, allora chiedo a Lucilla, vai, vai con la 3. Perché il principe paragonò Mahmud ad un'arancia sul ramo, a una tartaruga che dorme al sole? Riga 13. Ok. A. Per far capire al mendicante l'abilità di Mahmud. B. Per far capire al mendicante la pigrizia di Mahmud. C. Per far capire al mendicante quanto Mahmud amasse la natura. D.
di per far capire al mendicante quanto Mahmud fosse bello. Ed è corretta la B. Ed è corretta la B, esatto, per far capire al mendicante quanto, insomma, suo figlio fosse così pigro. Esatto.